Due persone sono state denunciate alla Procura della Repubblica di Vallo della Lucania dal Corpo Forestale dello Stato per aver eseguito lavori abusivi senza le previste autorizzazioni e per aver deturpato le bellezze naturali nel comune di Camerota in due distinte località. Entrambi le operazioni sono state accertate dal Comando Stazione Forestale di San Giovanni a Piro, afferente al Coordinamento Territoriale per l'Ambiente di Vallo della Lucania. Nel primo caso, le giubbe verdi, a seguito di un esposto all'interno di un piazzale adibito al parcheggio di sosta camper, hanno accertato in via Comite alla frazione Marina nel comune di Camerota la realizzazione di terrazzamenti in calcestruzzo e di manufatti adibiti a servizi WC e docce su un'area di circa 500 metri quadri. Dai successivi accertamenti, grazie all'ausilio del tecnico convenzionato incaricato dall'ufficio urbanistica del comune di Camerota, è stato appurato che l'intervento era stato eseguito abusivamente senza aver acquisito nulla osta e autorizzazioni dall'ente parco e dalla soprintendenza. Accertato l'abuso, le giubbe verdi, per prevenire ulteriori modifiche abusive dello stato dei luoghi, hanno posto sotto sequestro penale l'area e i manufatti. In località Cigliotto, sempre in agro del comune di Camerota, durante un giro di controllo del territorio lungo la provinciale 66 dei gironi di Ricusati, a monte della strada, gli agenti hanno notato un accesso ad un oliveto costituito da una pista in terra battuta che dalla strada si addentrava all'interno dell'oliveto. Nel corso del sopralluogo è stato appurato che la pista in terra battuta, larga 3 metri e lunga 110 metri, di collegamento tra il fabbricato rurale con il taglio del muro in pietra di confine e conseguente apertura di un accesso di 3 metri alla strada provinciale, era stata realizzata senza il rilascio del permesso a costruire del nulla osta dell'ente parco. Accertata l'illegittimità dei lavori, in entrambi i casi le giubbe verdi hanno denunciato alla competente autorità giudiziaria di Vallo i due trasgressori.